Al via la 51esima edizione della Coppa Interamnia. Nella serata di ieri la grande apertura con la parata inaugurale lungo le vie del centro storico di Teramo, dove hanno sfilato gli atleti delle 100 squadre di pallamano provenienti da 31 nazioni di tutti i 5 continenti. Alla fine del corteo gli sportivi delle delegazioni si sono ritrovati in Piazza Martiri per il suggestivo abbraccio collettivo. Sì, è sempre un'emozione straordinaria e quest'anno ancora di più, forse l'anno più difficile della storia della Coppa. Di fatto fino a qualche giorno fa l'organizzazione tradizionale della Coppa non era in grado di poterla svolgere. Come amministrazione comunale abbiamo preso in mano la situazione e abbiamo organizzato in pochissimo tempo, grazie a una risposta importantissima di tante istituzioni, di tanti volontari, veramente una risposta di comunità, consentito anche quest'anno di svolgere una Coppa che magari quest'anno avrà numeri un po' più bassi e un tono minore dal punto di vista delle presenze, ma forse è l'edizione più importante, speciale, perché segna il cambio di passo, finisce un'era e se ne apre un'altra con il coordinamento della città di Teramo. Attorno alla parte agonistica, iniziata lunedì con le fasi eliminatorie, ruoteranno gli eventi delle serate fino alla chiusura della manifestazione, domenica 14 luglio, con la cerimonia di premiazione. Io ho visto tutte le edizioni della Coppa Interamnia e devo dire che questa è quella più sofferta, nel senso che abbiamo delle difficoltà che sono nate già dagli anni addietro, che sono peggiorate lo scorso anno, ma difficoltà che sono state superate per volontà anche del Comune di Teramo e di tutti gli enti che faranno parte di un comitato organizzatore che vorrà sostenere da ora in poi la nostra manifestazione. Questo è un anno un po' di transizione e speriamo già di un altro anno di riprendere il cammino degli anni d'oro. Sì, una difficoltà che in realtà è diventata una risorsa quest'anno, perché la nascita del comitato organizzatore segnerà sicuramente il futuro della Coppa Interamnia. Tantissimi cittadini, tantissimi enti, associazioni sono convogliati in questo comitato e già vediamo i primi frutti, perché a livello organizzativo questa giornata odierna, nella quale è iniziato anche il torneo, è andata molto molto bene. Siamo riusciti anche ad ovviare a delle situazioni relative alla sicurezza nelle scuole, all'igiene soprattutto, ma soprattutto abbiamo sanato una situazione economico-finanziaria, perché abbiamo i conti veramente a posto per l'organizzazione di questa edizione, quindi questo ci fa sperare bene anche per il futuro.